Figlio dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, siamo all'inizio di questo tempo della Quaresima. Oggi riceviamo il cenere sul nostro capo, ma ricordiamoci che siamo peccatori, che abbiamo bisogno sempre, ogni giorno, a chiedere il perdono il nostro Signore. In questo momento preghiamo anche per quelli che forse hanno dimenticato che esiste la Quaresima. Così dice il Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Lacerate il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio. Giorno così importante, perché noi cristiani facciamo un momento di sosta e dobbiamo farlo, il momento di pensiero di più, e forse un momento che di più dobbiamo guardare verso la croce, anzi forse un momento che stiamo sotto la croce di più con Maria. E siamo in questa piccola chiesa dei francescani a pochi passi dal Vaticano, ma proprio con Maria davanti alla croce vogliamo iniziare questa Quaresima. Sì, durante questi giorni della Quaresima vedremo Gesù che lui ha pregato in quel deserto, ma ha pregato per noi. Il Signore ha pregato per noi. Il Signore voleva dire a tutti noi uomini, voi dovete anche avere quel tempo di rafforzamento, ma anche quel tempo durante il quale voi pregate e fate digiuno, sarete anche molto provati. Se uno non prega non sente le prove, il demonio lo lascia stare. Quando uno non frequenta la chiesa, non prega, quando uno non fa digiuno, niente, neanche fa il segno della croce, niente, non ha nessun disturbo. Il maligno non lo disturba, disse è mio, ma quando uno comincia a pregare, ma comincia a digiuno, e Gesù voleva dire questo anche, comincia a approfondire in relazione con Dio, subito anche arriva Satana. Cosa? Per proporre, per dire, per comprarti. Il demonio vuole comprare la persona, per proporre quello che è di questo mondo. Com'è? Vediamo anche quando Gesù resta nella preghiera del deserto, il demonio arriva con tre proposte. Sappiamo bene che Gesù rifiutò e Gesù ci dà a noi la certezza che il demonio, i desideri del male si può vincere con fiducia a Dio, con la forza di Dio. Thank you.
Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo a dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda di pace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Riceviamo la nostra benedizione, chiedendo per tutto questo tempo della quaresima, chiedendo proprio che il Signore ci dona la forza per questi 40 giorni di testimoniare sempre di più l'amore suo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inclinate il vostro capo. Sono il mio senso. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come il figlio prodigio, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Amen. Cristo modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di forza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace.